Salve a tutti, oggi vi porto a vedere le strade della Thailandia del Sud, ripercorrendo il trasloco che abbiamo fatto da Phuket fino ad Ajay, passando per le province di Phang Nga, Krabi, Trang, Pattalung e infine Songkhla, dove è situata la città di Ajay. Secondo Google sono circa 6 ore e 40 minuti di macchina, personalmente parlo sempre di un minimo di 7 ore perché poi tra le pause, nei vari autogrill, e per pranzo, per magari fare qualche spuntino, anche solo per sgranchirsi le gambe, si impiega più o meno sulle 7 ore, 7 ore e mezza. Qui potete vedere la strada che collega il centro della città di Phuket fino al ponte Saasin, che invece collega la provincia di Phang Nga, che è caratterizzata da queste alte montagne. Non so se sono considerabili tali, però qui i thailandesi le chiamano così. E Phang Nga non vedremo la città perché passiamo fuori, in realtà quasi tutte le strade che vedrete oggi passano fuori dalle città e la parte più bella di Phang Nga è appunto la strada che collega a Krabi, che è questo lunghissimo rettilineo circondato da alberi ed è bellissima questa strada, per poi arrivare nella zona più esterna alla città di Krabi, o Krabi come si dice in thailandese. Qua siamo proprio poco fuori dalla città e sulla sinistra potete vedere un grande centro commerciale, il Big C, e questa è la strada che porta all'aeroporto di Krabi. E in questo periodo, ovvero quando abbiamo fatto il trasloco, questa parte di strada stavano facendo i lavori, quindi vedete che ci sono appunto le transenne e un pochino di traffico. Proseguendo sempre per questa strada, vedete che mano a mano che ci allontaniamo dalla città c'è sempre più natura, sempre più verde, sia a destra che a sinistra. E qua stiamo per arrivare alle famose cascate termali dove andavamo spesso con mia mamma quando vivevamo ad Ajay. E si possono riconoscere da che questa è la pompa di benzina prima dell'entrata alle cascate. Una volta oltrepassato questo tratto c'è una scorciatoia per Trang, una strada secondaria, anzi la vecchia strada per dire la verità. Qua vedete che la stavano riasfaltando e questa strada è un po' meno trafficata, permette di non passare appunto in centri molto abitati ed è quindi quella che faccio di solito quando percorro questa tratta. Questa strada inoltre ha il vantaggio che non porta al centro di Trang, quindi eviteremo di vedere la città, eviteremo di trovare traffico e ci porterà direttamente a questa salita che delimita l'inizio del Khao Phapa, che è la montagna che divide le province di Trang e Pattalung. E infatti ve ne avevo parlato, a metà strada c'è una zona ristoro con delle grandi statue di elefanti che però adesso non è accessibile perché la stanno ristrutturando. Una volta sorpassata questa montagna, siamo finalmente arrivati nella provincia di Pattalung e siamo praticamente quasi arrivati perché Pattalung confina direttamente con Songkhla, che è la provincia dove sta Ajay. Purtroppo, però, non è esattamente la parte più veloce del viaggio perché ci sono diversi lavori in corso. Infatti, qua vedete che abbiamo trovato un po' di coda e qua è velocizzato, in realtà siamo stati anche abbastanza fermi, ci sono stati altri giorni in cui abbiamo appunto siamo stati anche fermi in coda per ore. Credo che proprio l'ultimo viaggio abbiamo trovato un incidente tra due camion e tre macchine che ci ha fatto rimanere fermi tantissimo. Ed eccoci finalmente a Songkhla, dove anche qua stanno facendo lavori per fare delle strade sopraalzate per velocizzare il traffico. E quindi in realtà l'ultima parte del viaggio, sebbene sia la più corta, è quella che è mentalmente più stancante perché appunto è pieno di lavori in corso. Ma come dicevo, manca pochissimo e infatti oltrepassata questa sopraelevata, stiamo arrivando finalmente alla curva che ci porta dentro ad Ajay. C'è da premettere che però questa strada ha tre uscite per Ajay. Io sono abituata a prendere l'ultima, che è quella che porta all'università di Ajay, che però è anche la strada più trafficata perché appunto collega direttamente l'università e il centro commerciale più importante e anche il più nuovo, che è il Central Festival, che vedrete adesso tra poco sulla sinistra. Questo appunto abbiamo girato, stiamo arrivando finalmente ad Ajay. Qua vedete sulla sinistra, intravedete
il centro commerciale Central Festival e possiamo finalmente dire di essere arrivati. Prima di concludere il nostro viaggio, vi faccio intravedere i due grandi edifici sulla destra, che sono l'ospedale dell'università, e qui si conclude il riassunto del nostro viaggio da Phuket ad Ajay. Alla prossima!